Ben ritrovati cari amici, oggi ci ritroviamo nel pre-serale dopo il primo appuntamento del mondiale di Formula 1 delle quattro ruote, ma ovviamente prima di parlare della gara di oggi terminata circa mezz'ora, 40 minuti fa, andiamo un po' a fare una piccola premessa in quanto diciamo che da come anche io mi immaginavo di avere due versioni, io e forse anche qualcun altro di avere due versioni parlando per quanto riguarda Max Verstappen tra le prove libere e poi appunto le qualifiche e la gara di quest'oggi, corsa di sabato per diciamo il rituale religioso qatari orientale del Ramadan. Quindi ieri, andando direttamente al Q3, dove appunto Verstappen aveva si era assicurato la sua prima pole position stagionale con il miglior tempo, con non molta distanza da Leclerc secondo, Russell terzo, quarto Sainz, quinto Perez e Hamilton che più o meno ha attinto una stessa modalità, diciamo, di attitudine sia ieri in qualifica che oggi in gara. Ieri per esempio nono, poi a breve andiamo a, diciamo, a fare l'excursus della gara del 20° anniversario del Bahrain in Qatar, Sakhir, dove si sono corse anche le gare di Formula 2 e Formula 3 in questo fine settimana, che certo è appena iniziato, però per la Formula 1 diciamo si sta concludendo con poi il prossimo appuntamento già tra 7 giorni esatti in Arabia Saudita, sempre con gara di sabato per il Ramadan. Vittoria che, come stavo anticipando già prima, è andata Max Verstappen, che praticamente ha creato un abisso con i suoi concorrenti, anche diciamo con il suo stesso compagno di scuderia di team Sergio Perez. Quindi doppietta Red Bull, Verstappen primo, Perez secondo, le Ferrari diciamo che in tendenza forse leggermente meglio Carlitos Sainz terzo rispetto a Leclerc, che però, nonostante le innumerevoli difficoltà di questo fine settimana, soprattutto di oggi della gara, è riuscito a mantenere almeno la quarta posizione. Quinto Russell, sesto Lando Norris, settimo Lewis Hamilton, che in realtà io speravo fino alla fine di avere il trittico Red Bull, Ferrari e Mercedes, ma ahimè così non è stato. Oscar Piastri ottavo, nono Fernando Alonso Aston Martin e chiude Stroll, sempre Aston Martin decimo. Quindi diciamo, come anche dicevano i commentatori su Sky, inizio ovviamente positivo,
per le Ferrari almeno il podio, il terzo posto, però ovviamente non si possono assolutamente fare proiezioni future o bilancio, assolutamente no, siamo alla prima gara. Idee, quelle di ovviamente avere due monoposto che possono rendere quantomeno per provare ad ostacolare la Red Bull, che si pensa che anche quest'anno dovrebbe avere diciamo il gomito forte in senso buono, soprattutto per quanto riguarda Verstappen, ma anche Perez stesso, per dominare come ha fatto anche nel 2023-22 e per Max Verstappen anche 21. Quindi auguriamoci che per la gara in Arabia Saudita si possa fare altrettanto, chissà, replicare un terzo o quarto posto, chissà, eventuali, tra virgolette, piccole sventure degli avversari. Certo, Verstappen è un po' difficile, la macchina, lui il pilota, sembra di un altro pianeta. Comunque, per la odierna prima gara, almeno io, come penso qualche altro tifoso della rossa, indipendentemente che sia italiano o di altra nazione, penso ci possiamo ritenere soddisfatti. Settimana prossima, oltre alla Formula 1, anche il primo appuntamento della MotoGP, Moto2, Moto3 nel Losail. Sperando anche lì un primo successo stagionale di Francesco Pecco Bagnaia. Noi ci vediamo alle prossime occasioni, ai prossimi video, quindi forse il cavallino rampante della Ferrari, e alla prossima, buon weekend, ciao!